In questo video un grande rettile che ricorda un coccodrillo che nuota nelle acque vicino alla rotonda di Piazza Napoli, in Italia, divenne virale sui social media. Il video di Vis è stato girato il 27 gennaio 2023, mostrando il rettile che nuota tra le barche e i pescatori, che sembravano essere insalato dalla sua presenza. Molte persone hanno visto il video e scioccate e perplessate dalla presenza della creatura nelle acque di Napoli, e molti hanno messo in dubbio l'autenticità del filmato. Tuttavia, il pescatore locale e il funzionario hanno detto che la creatura era in realtà un coccodrillo meccanico o un robot utilizzato per un show televisivo. Secondo Carmine Meloro, membro del Comitato dei Pescatori di Napoli, il video è stato girato come parte di uno spettacolo televisivo chiamato Freedom. Meloro ha dichiarato che il robot di coccodrillo veniva monitorato da tecnici e operatori che osservavano i suoi movimenti in acqua. Non è la prima volta che sono emerse segnalazioni di coccodrilli a Napoli. Alcuni anni fa, sono stati condotti studi su una grande carcassa di coccodrillo che è stata trovata nei tunnel sotterranei del Maschio Angino, che è un antico castello della città. La carcassa è stata ripristinata dall'Accademia delle Belle Arti di Napoli ed è ora in mostra a San Martino. La leggenda del coccodrillo di Castelnuovo, noto anche come Maschio Angino, è diventata piuttosto popolare nella zona. Secondo le storie locali, i prigionieri furono chiusi nei sotterranei del castello e furono nutriti con l'enorme rettile. C'è anche un coccodrillo impalato sull'arco trionfale aragonese che si trova all'ingresso del castello.